primo piano eh, la pagina dedicata al covid e eh, eh, questa volta in evidenza vogliamo mettere una notizia sul fronte della ricerca, della scienza, perché proprio una ricerca abruzzese è stata eh, pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature e eh, riguarda il lavoro di un uh, gruppo di uh, ricercatori del CAS, dell'Università d'Annunzio uh, di Pescara, uh, mh, rispetto ai che ci sono stati soprattutto per problemi ai polmoni generati dall'infezione da virus, con importanti prospettive sul fronte farmacologico. Ne parliamo in diretta proprio eh, dal centro di ricerca dell'Università eh, Abruzzese con la nostra Marina Moretti. Eh, a te la linea Marina. Buongiorno a te, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Uh, sono in compagnia del nostro ospite di oggi, la professoressa Monica Iezzi, responsabile... Emanuela Iezzi, responsabile dell'anatomia dell patologica dell'Università d'Annunzio. Eh, con lei parliamo di questo studio importante, come hai definito eh, tu, anche perché eh, appunto non solo perché è pubblicato su una rivista che fa eh, capo alla prestigiosissima testata di Nature, ma anche e soprattutto perché... Uh, apre delle prospettive interessanti per uh, stare meno male, anzi direi sempre meglio, pur contraendo il Covid. Studio che è stato condotto insieme ad un uh, pool uh, notevole, io vi dico solo e lo leggo per non sbagliare, lo studio è condotto oltre che dai medici e ricercatori abruzzesi del CAST dell'Università d'Annunzio e dell'ASL dell di Chieti e Pescara, in collaborazione con l'Università di uh, Verona e poi con uh, tante altre collaborazioni anche in. Internazionali. Ho cercato di capire di che si tratta. Non è facile per me profana, così come immagino anche altri telespettatori. Facciamo un esempio: eh, molto semplice, molto terra terra. La tempesta citochinica si chiama, una tempesta infiammatoria, diciamo così, che è eh, mh, Porta poi a un'infiammazione, e eh, quindi a una polmonite, e quindi un'evoluzione eh, seria, importante di, dei pazienti affetti da Covid. Eh, c'è un, un esempio che ho letto e che mi sembra calzante, vediamo se poi la professoressa lo condivide. Eh, facciamo conto che eh, la citochina sia una sorta di rilevatore antifumo eh, che si mette in azione segnalando all'organismo: guarda, c'è un incendio, e quindi arrivano i pompieri. Eh, i pompieri spengono questo incendio, ma questo rilevatore antifumo continua a suonare e quindi arrivano altri pompieri e altri pompieri. In sostanza quella squadra che doveva eh, calmierare e poi eh, cancellare quell'emergenza arriva talmente numerosa e importante che fa più danni eh, che invece risolvere il problema. Può servire per capire, vediamo un po' se riesce a spiegarcelo lei meglio. Sì, direi che l'esempio è veramente calzante. Immaginiamo i pompieri che in un bosco per spegnere l'incendio iniziano a battere gli alberi intorno. Poi effettivamente il falò iniziale è spento, ma arrivano gli altri pompieri, come diceva lei, che continuano a battere gli alberi intorno, e poi ancora, ancora, e alla fine il bosco non c'è più. Ed è quello che succede quando il nostro sistema immunitario perde la sua normale regolazione, e quindi eccede con questa risposta: cosa che capita non solo per COVID, ma anche in altre patologie. Covid ci ha mostrato che effettivamente questo virus è in grado purtroppo, troppo spesso, di indurre questo tipo di complicazione che è quella che effettivamente porta a morte molti pazienti e diventa eh, mortale anche per pazienti più giovani o anche senza troppe comorbidità. Allora, noi eh, non faremo vedere immagini di polmoni, ma faremo vedere invece un cuscino. Ma perché? Perché questo ci aiuta a capire di cosa stiamo parlando. Intanto questo cuscino, questa immagine del cuscino, professoressa, da dove arriva? Allora, questa è un'immagine che eh, abbiamo stampato sul cuscino perché è molto bella esteticamente. Purtroppo è un'immagine presa con questo microscopio confocale da un polmone che viene da una paziente deceduta di 56 anni, quindi una donna giovane senza altre eh, patologie che potessero provocarne la morte così precocemente. Quello che mostriamo qui è proprio come nel polmone si scatena questa risposta infiammatoria guidata da queste particolari cellule che sono dei particolari macrofagi, cellule mieloidi, che identifichiamo da questa colorazione rossa, che esprimono una proteina particolare in questo tipo di maturazione, che è flip, che attiva una via di trasmissione del segnale che vediamo qui colorata in bianco, che è quella di stat3. Stat3 è il nostro bersaglio. Stat3 abbiamo dimostrato essere la via di segnalazione che induce tutto il resto, quindi all'origine di tutta la tempesta citochinica. Quindi è quel segnalatore di fumo che continua a segnalare all'infinito e quindi in, qu in qualche modo, mi perdoni il termine, impazzisce. Sì, richiama tutti i pompieri che abbattono il bosco. Quindi eh, agendo direttamente su quello in qualche modo si disattivano anche tutti i figli di quel segnalatore. Esattamente. Le prospettive a livello di terapie, poi, di cure, di farmaci per eh, il Covid-19 o comunque per le cause e per le conseguenze del Covid-19 quali sono? Questa ipotesi ci ha permesso di partire più di un anno fa, stiamo parlando dell'inizio dell'epidemia, quando effettivamente si sapeva poco perché in Italia siamo stati i primi colpiti dalla pandemia immediatamente dopo la Cina, ma ehm, i report che ci arrivavano dalla Cina, per quanto confusi e non perfettamente chiari o controllati, ci hanno fatto ipotizzare che questa potesse essere una delle vie di segnalazione. E, i colleghi di Verona hanno avuto la capacità organizzativa e il sangue freddo di far partire un trial molto precocemente con il baricitinib, prima che fosse approvato, e la gius, il, la, il fatto che questa fosse la strada giusta è stato confermato poi dall'approvazione più di un anno dopo da parte dell'FDA e poi anche dall'EMA del baricitinib, appunto. Il baricitinib, cosa fa? Che è uno dei quattro farmaci approvati per COVID. In maniera non esattamente mirata spegne però questa via di segnalazione e quindi ha dimostrato direttamente in clinica di essere in grado di aumentare la sopravvivenza dei pazienti con un Covid grave che non hanno bisogno di intubazione anche se utilizzato come farmaco singolo, dimostrando quindi la centralità di questa via. Quello che noi stiamo facendo è proprio cercare di altri farmaci e altri approcci biotecnologici per inibire in maniera sempre più specifica questa via, in modo da poter utilizzare questi nuovi farmaci non solo nel Covid, ma anche in altre patologie in cui la tempesta citochinica rappresenta un problema clinico importante. Ecco, dunque è un fattore eh, credo di capire anche di Bene. equilibrio, perché non bisogna sovraggire perché poi si spegne <ride> la risposta immunitaria dell'individuo, ma bisogna agire in maniera eh, mirata. Eh, Carmine, hai domande? No, grazie Marina, io sono rimasto incantato da, dalla vostra capacità di spiegare un argomento così difficile, e davvero credo che siamo orgogliosi da Abruzzesi di questo lavoro che sono eh, stati capaci di fare questi ricercatori. Abbiamo voluto aprire il telegiornale te così professore. e non ce ne pentiamo. Grazie, grazie, buon lavoro.